Batman, e questo è il nome dell'operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari e di sequestro preventivo di edifici e terreni, emessi rispettivamente dal GIP e dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, a carico di quattro persone accusate a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e di natura informatica. Le indagini, iniziate nell'aprile 2022, riguardano la vendita all'asta di appartamenti e terreni di una società con sede a Tortolì, sottoposta a procedura fallimentare, che sarebbe stata turbata da alcuni imprenditori in concorso con un altro soggetto. Secondo gli inquirenti, i tre in accordo tra loro avrebbero pilotato l'asta, facendo desistere mediante minacce i potenziali partecipanti al solo fine di favorire un prestanome dell'imprenditore fallito nell'acquisto degli immobili ad un prezzo vantaggioso e inferiore al valore reale. Nell'indagine sono coinvolti un assistente capo del Corpo Forestale Regionale in congedo e un maresciallo dei Carabinieri che avrebbe controllato, accedendo indebitamente alla banca dati in uso alle forze di polizia, cinque persone che in periodi diversi avevano visionato gli immobili oggetto dell'asta. Il militare è stato colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e dovrà rispondere dell'ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici. Per l'imprenditore già sottoposto a ITER fallimentare e per un altro indagato, il GIP ha disposto la misura cautelare in carcere, mentre per l'imprenditore presunto prestanome ha giudicato si l'asta gli arresti domiciliari.